Buonasera a tutti ragazzi, da Zebra. Ceferin, ma che mi combini, Ceferin? Ma come? Tu eri colui che era col popolo, eri colui che era contro tutte le manovre che vanno a discapito del popolo. Ma come? Eri il paladino della giustizia, sì, ti sei sempre voluto come il paladino della giustizia. E invece no, ragazzi, dalla Slovenia, nel suo paese di nascita, arrivano delle accuse abbastanza pesanti, in cui parlano che Čeferin, per ricoprire il ruolo della prima volta come presidente della UEFA, ha dovuto falsificare il suo curriculum. E sì, perché ragazzi, per partecipare alle elezioni del presidente della UEFA, devi avere almeno 5 anni di pregressi in una società nazionale come amministratore delegato, praticamente. E lui, nella Bratislava, se non mi sbaglio, lui risulta che sia stato solamente 6 mesi. Quindi ha dovuto, per quello che si vede, per quello che si parla, si vocifera, lui praticamente ha falsificato completamente il suo curriculum pur di partecipare a tutto ciò. E da qui ragazzi che continuo a ripetere e a ribadire che questo mondo è sempre più sporco. A coloro che reputano che Agnelli o la Juventus è il male assoluto del calcio, quando dall'altra parte c'è colui che ci ha fatto gli affari con queste persone, con Agnelli, famiglia Agnelli, Juventus, eppure Agnelli è colui che era il cattivo di turno, è lui che è colui che pugnala ogni giorno e poi si scopre che il primo, ma non è che si scopre, lo continuo a sostenere, che il primo malavitoso lì sopra è lui, come l'elezione del nostro presidente della FIGC. Come mai è diventato vicepresidente? Guardate, cominciate a unire i puntini, invece di vedervi film porno. Cominciate a fare i puntini e a ragionare un attimo com'è la situazione, come si sta evolvendo questa situazione. Ogni giorno che passa continuano a uscire nuove accuse, nuove, insomma, non solamente su Čeferin, sul mondo calcistico in generale. Ormai il calcio è stato preso di mira e cominciano a uscire dappertutto un sacco di notizie. Ora, è una notizia fake? Ma questo non lo so. Ma sicuramente un fondo di verità, a mio parere, c'è. L'ho sempre detto, per me è una persona losca, è una persona sporca. E io sono contento che adesso anche una piccola testata giornalistica del suo paese ha riportato fuori tutto ciò. Questo per me è importantissimo, importantissimo. Quindi ragazzi, vedremo quali saranno gli sviluppi di tutto ciò, ma penso che ci aspetteremo settimane abbastanza calde. Capiremo se effettivamente verranno avviate delle indagini in merito, perché se tutto ciò dovesse essere veritiero, ragazzi, qui siamo veramente al clou del clou, allo schifo dello schifo. E io, a mio parere, ripeto, continuo a essere convinto che un fondo di verità c'è. Ditemi come la pensate e ci vediamo alla prossima. Un saluto a Zebra. Ciao.